Buonasera e benvenuti a questa edizione Notte del TG di Danimarca. Uno spettro si aggira per il castello. Questa è la notizia che è trapelata dalle guardie che hanno fatto il turno di notte in queste sere. E allora, per fare chiarezza su questo evento e per cercare di strappare un'intervista allo spettro, linea alla nostra inviata che è proprio sugli spalti del castello di Elsinore. Linea a te. Sì, Yorick, siamo qui sugli spalti del castello in attesa dello spettro che da giorni sta infestando le mura durante la notte. Dovrebbe essere una questione di momenti. Sì, eccolo, vediamo se riusciamo a parlarci, si sta avvicinando. Signor spettro, perché si aggira di notte per il castello? La sua somiglianza con il vecchio re è proprio lei o è solo una coincidenza? Niente, Yorick, non vuole risponderci, si sta allontanando senza aver dichiarato nulla. Credo che per stanotte sia tutto dagli spalti del castello. Linea allo studio. Perfetto, grazie. E allora, come avete sentito, purtroppo lo spettro non ha rilasciato dichiarazioni, ma noi riproveremo comunque la notte prossima per vedere se riusciamo a strappare almeno una parola al nostro spettro. E per questa serata è veramente tutto, buonanotte e appuntamento alla prossima edizione. Va tutto bene. Va tutto talmente tanto bene che neanche più mi accorgo del male. Son diventato re Amleto, tuo zio Claudio Amleto, yes! Questione forte braccio. Forte braccio avanza e noi dobbiamo fargli guerra. Il regno lo voglio espanso. Avete capito? Thank you.
E tu, Amleto, sfigato resti, io sono Pulito, il miglior re, oh, di tutti i re possibili, e pure di tuo papà. Ma io sono stanco. Il secolo è fuori di sesto. Sorte maledetta, dovrei essere nato per rimetterlo a posto. Tu quando eri giovane pensavi di poter cambiare il mondo? Assolutamente sì. Sì. Come? Beh, non credevo in tutto quello che si presentava come idea di progresso e quindi insieme a delle altre persone coltivavo il sogno di poter cambiare delle cose con un esempio nostro di una vita diversa. No, io pensavo solo di giocare e divertirmi e basta. Ma anche quando avevi, non so, 18 anni... No. Non hai mai voluto cambiare un po' il mondo? No. No? Non mi andava bene. E secondo te adesso c'è del marcio in Italia? Penso proprio di sì. Beh, sì, assolutamente. Continuiamo a sognare, non la svegliare. Secondo te, cos'è che ci dà il senso della realtà? Cosa ci dà il senso della realtà? Ma secondo me è stare con le persone che vivono la quotidianità e conoscere le storie delle altre persone. E secondo te quindi quando è che si può perdere il senso della realtà? Quando non abbiamo più l'interesse o non siamo più capaci di conoscere realmente le altre persone. Okay. E quindi ci facciamo delle idee preconcette. Quindi secondo te rimanendo soli è più probabile perdere la ragione? Rimanendo soli? Beh, rimanere soli e isolati sì, è possibile perdere un po' il senso della ragione, perdere la ragione. Mamma, tu ti è mai capitato di fare un sogno, poi dimenticarti che era un sogno e pensare che fosse successo veramente? Sì, sì, cioè a volte confondo, non capisco se ho sognato delle cose o se mi sono successe per davvero. Amleto.
vuoi condurmi? Parla. Non vado oltre. Guardami. Sì. È quasi giunta l'ora in cui debbo restituirmi allo zolfo e al tormento delle fiamme. Non compatirmi, ma presta ascolto seriamente a ciò che rivelerò. Parla, t'ascolto. Vendicami. Quando mi avrai ascoltato? Cosa? Io sono lo spirito di tuo padre, condannato per un dato tempo a vagare di notte e di giorno a digiunare fra le fiamme, finché i turpi delitti compiuti nei miei giorni terreni non siano bruciati e purgati. Ascolta, se mai amaste il tuo caro padre, vendica, il suo turpe è un mostruoso assassino. Un assassino? Turpe, come lo sono tutti, ma turpe questo più di ogni altro, mostruoso e contro natura. Affrettati a rivelarlo così che io possa correre alla mia vendetta. Andiamo! Andiamo! Non mi vedete! Non mi vedete! Io sono qua! Sono qua! Ed è mezzanotte! Sono qua e mi devo muovere perché ho bisogno di dirvi qualcosa di molto importante! E voi, voi tre, non capite! Voi esseri umani non capite mai niente! Perché parlate? A che serve parlare? Chiacchierare? Dire di me? Spiegare? Ad Orazio, neanche mi vedete, neanche ci arrivate con gli occhi, neanche ci arrivate con la visione, perché mai ci dovreste arrivare con la testa? Non parlate. Guardatemi. Sono qui. No, no, non vi posso parlare di nuovo, perché parlate? Perché parlate? Non ne avete bisogno, se solo voi intuiste. Io esco, ma ascolto cosa avete da dire, perché a volte può essere che ci arrivate. Forte braccio, le armi, mio figlio, no, no, assolutamente no. Ci sono una seconda volta qui per voi. Non voglio parlare con voi. Ho bisogno di mio figlio, Amleto. Solo lui può capire qual è il messaggio. E no, neanche le spade, non vedete? Non mi trafiggono neanche. A che servono le spade? Davvero pensate, pensate di potermi intrappolare? Io che sono qualcosa di sovrumano? Voi che neanche mi capite. E sentite, il gallo canta. È finito il nostro momento, è finito anche il mio. E devo andare e spero che con le vostre menti voi raggiungerete il castello di Elsinore e andrete da Amleto. Solo lui potrà vedermi. Essere o non essere? Questo è il problema. Vivere o morire? Morire. Dormire, null'altro. E con quel sonno riposare finalmente. Morire, dormire. Sognare forse.
E quali sogni si possono fare dopo la morte? Qua è l'incaglio. Chi accetterebbe di portare questo fardello della vita se non fosse il terrore di qualcosa dopo la morte a paralizzarci la volontà e farci preferire i mali che abbiamo ad altri di cui non sappiamo niente? La coscienza ci rende codardi e le grandi imprese che compiamo non sono altro che un fuggire dalla morte di cui abbiamo una paura fottuta. Ma ora basta. Se questa carne troppo, troppo sordida si potesse sciogliere e risolvere in rugiada, se l'Eterno non avesse fissata la sua condanna del suicidio, Dio, Dio, come mi sembrano pesanti, vecchie, noiose e inutili tutte le occasioni del mondo. Che nausea! È un giardino abbandonato che va in sé. Solo una natura fetida e volgare che si dovesse arrivare a questo. Due aprile 2020, ore 6:30 della mattina. Forse mi avrete già riconosciuto, sono Amleto, principe di Danimarca. Se state vedendo questo video, probabilmente significa che sono già morto. Fra qualche ora infatti mi sfiderò a duello con Laerte e ho programmato i miei social per postare questo video nel caso in cui io non tornassi a eliminarli. Ci tengo a chiarire due cose in caso di mia morte. Io non sono pazzo. Non lo sono, ho solo perso un padre, come te Laerte. E non ho nemmeno il diritto di vederlo solo nella tomba, solo sulla sua lapide, perché ancora come spettro continua ad assillarmi e... Non posso nominare lo spettro qui. Poi sì che mi prenderebbero per pazzo. Se solo sapessero quel che io ho visto davvero. Essere o non essere. Essere, figlio mio, essere. Vendicami. Vendicami. Vendicami.